capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera. It's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals, or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Nostalgia degli anni Ottanta? Beh, siamo sicuri che non siano in pochi e così abbiamo pensato oggi di tornare proprio al 1979 con un artista di cui non si sente parlare da tempo, un po' per la scomparsa, un po' perché si era ritirata proprio dalle scene. Stiamo parlando di Viola Willis. È lei la nostra interprete, protagonista oggi con un brano intitolato Gonna Get Along Without You Now. Si tratta di una canzone di chiare sonorità di fine anni 70, inizio che risentono dunque della disco music dell'epoca, che ebbe moltissima fortuna e altrettanta ne portò alla cantante americana Viola Mae Wilkerson all'anagrafe. Classe 1939, scomparsa nel 2009, dopo aver raggiunto la posizione numero 8 della classifica nel Regno Unito e la numero 52 della Hot Dance Club Party negli Stati Uniti, proprio grazie a questo singolo che stiamo ricordando oggi. Altre hit dell'artista sono invece cover, come ad esempio Both Sides Now, che arrivò alla 35esima posizione della classifica britannica nel 1986, e If You Could Read My Mind, numero 2 in America, sempre nella speciale classifica riservata ai brani dance e sempre a cavallo del decennio, in particolare nel 1980. L'artista era nata a Los Angeles e si era sposata giovanissima da adolescente, tanto che era già madre di 6 figli a 21 anni. Quanto alla carriera musicale, invece, nel 1965 venne scoperta da Barry White, che la segnalò a una casa discografica come la Bronco Records e che per lei scelse proprio il nome d'arte, lo pseudonimo con cui aveva realizzato le prime prove. Nonostante gli impegni familiari, infatti, seppe anche trovare modo e tempo per dedicarsi proprio alla sua passione, che naturalmente diventò anche il suo lavoro. Dopo i primi studi presso il Conservatorio Musicale di Los Angeles, lavorò infatti con Barry White e poi ebbe modo di collaborare con altri big del mondo della musica, come ad esempio Joe Cocker o Smokey Robinson o da altri protagonisti del periodo. Lei infatti mosse i primi passi come vocalist, in particolare a Londra, proprio con Joe Cocker, collaborò prima dell'uscita del primo singolo da solista, che lanciò anche l'album di debutto con brani scritti da lei stessa e intitolato Soft Centuries, con i musicisti di Cocker stesso ad accompagnarla. Il suo primo vero successo però fu proprio il nostro singolo protagonista oggi, ossia Gonna Get Along Without You Now, uscito il 14 maggio del 1979, che lanciò una serie di hit dance. C'è da dire che nonostante le origini, trascorse la maggior parte della sua vita in Inghilterra, in particolare a Brighton, dove si dedicò anche nella seconda parte della sua carriera al genere jazz e soul. C'è anche da notare che ebbe una certa popolarità, specie nella comunità gay. Con il secondo marito, invece, ossia Robert Chappell Ashnam, fondò nel 1983 un'etichetta discografica propria, la RVA, cioè la Robert Viola Ashnam, e si spense invece in Arizona Phoenix dopo un tumore, con un funerale a cui parteciparono tutti e 6 i figli, ma anche i 21 nipoti e gli 8 bisnipoti. In tutto 5 gli album in carriera, l'ultimo dei quali pubblicato nel 1994. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy.
with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT. Plus, 3.9% APR for 60 months. With approved credit, $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.